Matteo Bassetti, quello che ha soffiato sul fuoco della campagna vaccinale più di ogni altro, salvo poi ritrattare man mano che emergevano risultati ed evidenze che in tanti invece hanno cercato di nascondere, ora parlando della quarta dose se ne è uscito con un'affermazione che davvero dice tutto. Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova si è espresso così nel commentare la notizia della scadenza di numerose dosi di vaccino nei prossimi 2 mesi. Il collegamento è fatto probabilmente con la scelta del governo di aprire a tutti gli over 60 la possibilità di effettuare la seconda iniezione booster. La tesi è semplice e anche questa noi la stiamo sostenendo da sempre. Il governo ha in magazzino milioni di dosi che stanno per scadere e per non buttarle via sta accelerando per inoculare il più possibile sfruttando questa nuova ondata di contagi. La realtà, come ricorda anche il Tempo, è che a luglio scadranno 120.000 dosi di vaccino, mentre entro la fine di agosto ne andranno in scadenza altre 3.117.000. Il dato è stato fornito ufficialmente dal sito dell'unità di completamento della campagna vaccinale, la struttura guidata dal generale Tommaso Petroni, che è subentrato al generale Figliuolo al termine dello stato di E emergenza. quindi assisteremo all'ennesimo fallimento dopo aver già assistito al fallimento della quarta dose. Non dimentichiamoci che il 75% degli italiani over 80 ultrafragili non ha fatto la quarta dose e evidentemente non farà la dose di richiamo.